Quando c'è da alzare la coppa non si può davvero sbagliare squadra. Piacenza è il Real Madrid degli insaccati, unico territorio d'Europa a vantare tre eccellenze DOP nella salumeria. Assieme alla coppa chiudono infatti il triangolo magico il salame e la pancetta. Questi prodotti hanno un'antichissima tradizione proprio perché provengono da una storia millenaria dove la terra piacentina ha sempre allevato il suino. È sempre stata ricca di sale e pertanto naturalmente sono nati i salumi, da sale, salume. Benvenuti nell'ultimo lembo di Emilia, dove arriva lo spirito della Lombardia e si avverte qualche stornir di Liguria. Non deve stupire se con un parterre gastronomico del genere, circa un terzo dei vini recensiti dalla guida dell'Associazione Italiana Sommelier dell'Emilia parlino piacentino. Piacenza è città ricca, ricca di tante possibilità. Poco conosciuta, a mio avviso ancora, ma per noi, per Ais Emilia, sta emergendo la parte vitivinicola e enologica di grande qualità. I vini sempre sono di classe, sono di bella espressività, il maggior numero delle eccellenze della nostra guida sono piacentine, ecco, non è un caso. Gutturnio, Ortrugo, ma anche Malvasia aromatica, raffinata, curata. A mio avviso riscoperta nell'ultimo periodo. Giusto chiudere la rassegna enogastronomica di Tramonto di Vino laggiù, nello spigolo d'Emilia con le sue ricche valli. Sicuramente le tre DOP dal punto di vista dei prodotti tipici piacentini, che sono le uniche tre DOP europee, quindi mondiali, del cibo, sono una cosa estremamente rappresentativa, come lo sono l'Ortrugo e il Gutturnio, ma qui ci sono rappresentate tutte le etichette emiliano-romagnole nel solito trionfo di sapori e di profumi che è Tramonto di Vino. Tra gli stand dominati dai cavalli di bronzo altre chicche gastronomiche, come l'aglio di Monticelli d'Ongina o il grana padano. Avete capito bene, proprio il formaggio che ha consentito alla Lombardia di guardare con orgoglio al re parmigiano reggiano dei dirimpettai emiliani, si produce anche nel Piacentino, vantando una tradizione antica almeno quanto l'opera lirica. Lavoriamo gran parte dei terreni che furono del maestro Verdi. Lo stesso Verdi era un grande produttore di formaggi nelle sue aziende. Aveva sempre tutta la sua residenza e tutti i suoi possedimenti erano in provincia di Piacenza, proprio nel comune di Villanova. E in tutte le sue aziende lui aveva allevamenti di vacche e produceva il formaggio, allora era grana generica. Nel mare di sapori piacentini, ottima la prova dei nocchieri di bordo, i ragazzi dell'alberghiero Ranieri Marcora, in cucina come al servizio delle pietanze. Coinvolge molto, poi all'esterno è sempre più una cosa sentita, in quanto hanno un pubblico diverso da quello che vedono comunemente a scuola, quindi è uno scenario completamente da quello che si vive nei banchi o in aula o in laboratorio, questo qua dell'esperienza vissuta in piazza. La delegazione AIS di Piacenza ha un bel da fare con due ambasciatori come Gutturnio e Ortrugo, la bassa piacentina dei castelli e il sistema delle valli a sud, confinanti ingombranti come la bassa lombarda e la metropoli genovese. Piacenza è molto attenta, c'è partendo da est a ovest, dalle valli minori, dalla Val d'Arda fino alla Val Tidone, c'è un territorio che ha degli elementi di diversità che si traducono anche in tradizioni, proprio radicate anche a volte in territori anche di spazi limitati, però che comunque meritano di essere portati avanti e fatti anche conoscere ai giovani. L'ultima tappa di Tramonto di Vino chiude l'edizione 2018 con un bilancio positivo, soprattutto per la diffusione colta e popolare che è la missione dei sommelier italiani. La guida Emilia-Romagna da bere e da mangiare costituisce da qualche anno anche la radice delle pagine emiliane di Vite, la guida nazionale dell'AIS. Quest'anno abbiamo avuto 13 giornate di degustazione, 13 giornate molto intense, molto partecipate, alle quali hanno preso parte 55 degustatori ufficiali che si sono turnati ai panel di degustazione. Sono stati degustati complessivamente 755 vini tra la guida regionale e la guida nazionale. Anche i servizi regionali sono stati impegnati particolarmente nelle tappe emiliane di Tramonto di Vino, da Ferrara a Fontanellato, a Zola Predosa, passando per Scortichino per concludere appunto a Piacenza.
Sì, sono un banco di prova e quindi tutte le delegazioni che hanno accettato questo invito sicuramente hanno portato i loro sommelier migliori in queste tappe e hanno saputo esprimere l'impegno e il valore dell'Associazione Italiana Sommelier. Il coro del Teatro Municipale di Piacenza scalda i cuori con il coro verdiano più amato dai sommelier. I cavalli di bronzo osservano in silenzio, pronti a scattare, immagine di una comunità di Tastevin più viva che mai. È calato il sole sull'ultimo tramonto divino, ma per Ais Emilia iniziano nuove albe di nuove sfide. A Piacenza!